Appello contro la scarcerazione dell'ex vice sindaco di Patti, Francesco Gullo, indagato nell'operazione Fake. Lo ha presentato la Procura della Repubblica di Patti, che si è attivata presso il Tribunale del Riesame di Messina per stoppare gli effetti del provvedimento del GIP del Tribunale di Patti Armando Lanzavolpe. Affievolite le esigenze cautelari, aveva scritto il GIP, si decretò la rimessione in libertà mantenendo però la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Gioiosa Marea. La Procura ora ha chiesto l'intervento del Tribunale della Libertà di Messina. Sarà in quella sede che contesterà la nuova misura cautelare disposta per Francesco Gullo, rimasto ai domiciliari dal 7 marzo 2013, giorno in cui scattò l'operazione della Procura e del Commissariato di Patti, fino al 13 maggio scorso. A richiedere la scarcerazione o comunque di alleggerire la misura cautelare al GIP Armando Lanzavolpe erano stati gli avvocati Giuseppe Serafino e Maria Rita Cicero. I due legali hanno messo in evidenza come fossero insussistenti ormai le esigenze cautelari e fosse divenuta impossibile la reiterazione del reato. Un dato oggettivo tra gli altri è stato comunicato al GIP, che emerge dallo stesso capo di imputazione. Se è vero che la vera o presunta associazione a delinquere ha concluso la sua attività nel giugno 2011 al termine delle elezioni amministrative e se poi gli atti sono stati comunicati al GIP nel giugno 2012, a questo punto dove possono essere ravvisate le esigenze cautelari? Nel frattempo sono attesi dal GIP Onofrio Laudadio i provvedimenti per Giuseppe Panzalorto, Carmelo Lembo e Domenico Pontillo, in favore dei quali i rispettivi legali hanno chiesto l'azzeramento degli arresti domiciliari. Nell'ambito